Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio della Vedova Nera Challenge. Allora, vi preannuncio già che questo episodio sarà un episodio molto tranquillo e rilassato, drama free, quindi senza drammi, ci sta ogni tanto, soprattutto in questa challenge, rallentare un attimo i ritmi. Mi raccomando di tenere d'occhio la sezione community del mio canale, perché come vi preannunciavo per questa challenge, da adesso in poi, visto che Giorgia è tornata indietro con l'età, vi sottoporrò delle scelte e in base alla vostra risposta andrò avanti con la challenge. Scelte del tipo uccidiamo il coniuge o lo teniamo ancora, piuttosto che prossimo amante, uomo o donna, domande di questo genere o altre cose che mi possono bazzicare per la mente. Quindi mi raccomando di tenerla sotto d'occhio, in italiano, che dopo non sia mai che magari vi perdete qualche sondaggio. Allora, però non faccio previsioni su quando li pubblico. Perché dopo, ecco, avevi detto che pubblicavi il sondaggio e non l'hai pubblicato, sia mai. Sia mai. Allora, svegliamo questi piccoli bimbi. C'è chi ha fame dei piccoli bimbi, ovviamente li facciamo mangiare. Bambosan. Allora, abbiamo il piccolo Samuel. Comunque, alla fine ho sistemato le foto. Se vi ricordate l'altra volta erano 5 e 5, ho fatto 4 e 4. Quindi, per ricapitolare, qui abbiamo Aurora. Se adesso si sblocca riesco a farvi vedere anche le altre. Sveva, Ginevra, Jessica e Nathan. Poi abbiamo Emma, Alice o Alice, come avevamo deciso di chiamarla, Diana, Giulia, Beatrice, Mark e Samuel. Quindi abbiamo tutti i figli. Qui, cioè, ovviamente, mi sembra giusto, invece di cincionare lì al computer. Qua sicuramente la roba è sporca, guarda, senza neanche dirlo due volte. Quindi la rimettiamo in lavatrice, prima che rimaniamo completamente a secco. Lei poi ha anche una rosa, ho visto. Ah, perché non ho aggiunto, cioè è vero, volevo metterla come additivo, ma non ho mai creato la... l'aggiornamento con l'additivo. Vabbè, niente, dai, importa, era un'idea tanto per far qualcosa di diverso. Allora, Giorgita qui sta ricominciando a prendere una forma umana, come vedete è più longilinea, perché ultimamente stiamo facendo fare parecchie attività. Se qua si sblocca tutta la situa, grazie. Lei non ha fame? Evidentemente no. Ok, ragazzi, fra un'ora vanno a scuola. Nonna, ma lui... cioè, mi sa che l'ho svegliato tipo nel bel mezzo del pisolino, però aveva un sacco di fame. Quindi è stato meglio così. Allora, io vorrei... magari non in questo episodio. Nel prossimo, cominciare a far avere un amante a Giorgia, quindi quasi quasi sì, tenete sotto controllo la sezione community, perché potrebbe arrivare una domanda, anche perché dobbiamo completare assolutamente l'aspirazione romantica seriale. Ci manca l'ultimo sim da baciare, poi guadagna l'oro in 3 appuntamenti e trovati 8 fidanzati e fidanzate. E non so se siano in contemporanea, leggeremo quando riusciamo a arrivare a quel punto della pietra miliare. Però niente ci vieta di restare sposate con Dalia, voglio dire, per un po', magari la facciamo fuori più avanti. Voi cosa dite?
Giorgia intanto si fa il suo bagno. Sì, questa puntata sarà una puntata molto tranquilla. E dopo sfidiamo a biliardino, che stavo pensando che non l'abbiamo mai usato. L'ho messo per farli giocare e non l'ho mai usato. Diciamo che più o meno io gioco uguale. C'è una schifezza praticamente. Una volta ero brava, dopo non giocandoci mai. Qualcuno segna? Sa che Dalia si è già rotta le balle. Allora. Stai perdendo, Dalia? Vabbè, non era molto giocosa. Io ho un timore nei confronti di questa emozione che non è indifferente. Ovviamente, però, quando ci serve questa emozione per far morire qualcuno, col cacchio. Boh, a caso, non l'ho neanche letto. Allora, siccome è estate, fa un caldo tropicale, non ho ancora tolto il coso nuziale. Togliamolo subito. Ok, mi ero completamente dimenticata. Sfruttiamo un po' la piscina per nuotare senza vestiti, visto che i ragazzi non ci sono, cioè c'è solo, vabbè, Samuel, ma Samuel non fa testo, nel senso è piccolo, è a letto. Noi invece Giorgia la facciamo allenare ancora un po' e poi manderemo anche lei a fare qualcosa di divertente. E io volevo usare anche il pozzo. Non so, mi era venuta voglia. Cosa vuol dire desiderare il vigore giovanile? Fa tornare indietro? Vabbè, giustamente le ho detto di nuotare senza vestiti e lei proprio va in giro senza vestiti. Ma c'è il tipo qua, c'è il cameriere. Adesso fa un infarto, come minimo. Guarda, ti levo io da ogni imbarazzo, eh? Visto che non so, a quanto pare è. Perché questa sta asciugando la roba qui? Visto che a quanto pare, come dicevo, è estremamente difficile buttare via i piatti, lavarli, farci qualcosa, insomma. No. Ah, perché lo deve. No, figlio di. Guarda, vai via, vai via, vai via, vai via prima che ti picchi. Questa che gira nuda, imperterrita. Mamma mia, lo picchio. Signore, fermami. Signore, fermami. Tu fruga nelle tasche intanto. Di roba già lavata. Cristo benedetto, vabbè, non è molto normale comunque. Guarda che tettone che ha. Come usato? E lui mi ha fatto partire un'asciugatrice di roba sporca, ma tanto le bollette le pago io, adesso va bene che sono piena di soldi, ma quella vacca non te la leva nessuno, eh. Oddio, tutte le cose che volevo fare, fatto una cippina di niente. Allora, cosa cuciniamo? Un ravioli vegetali. Sì, dai, visto che è una ricetta nuova.
Adesso sarebbe il caso però che tu ti vestissi per il semplice fatto che fra poco arrivano i ragazzi a casa. Onestamente a loro dei tuoi averi a nord e a sud non gliene frega proprio una beata fava. E tu mi fai il piacere, per favore, di lavare il piccolo Samuel. Beatrice ha 8, bene. Molto bene. E vieni a fare una doccia veloce. Vabbè, fra 10 minuti neanche deve andare. E tu? Ti hai messo scout? Ah sì, ma lui fa gli scout solo il sabato e la domenica. Ok. Lei in compenso è in ritardo in una maniera disumana. Va bene. E allora lui lo manda a fare i compiti. Hai lavato? Ma no, ma tu devi lavarlo, non devi portarmelo in giro. Insomma, era passata una vita, pensavo l'avessi fatto, fosse già bello che pulito. E invece la cippa hai fatto. Oh là. Adesso il bagnetto. Sembra una vita quasi normale comunque, vero? Vero Giorgia? La tua famiglia, tua moglie, i tuoi figli, tranquilli, ora non hai l'ansia di dover pianificare la morte di qualcuno? Promossa, brava! Bravissima! E allora, siccome sei stata tanto brava, ti mando a fare i compiti. Ah, guarda, lei è brava perché si mette dentro con l'aria condizionata accesa. Invece suo fratello va fuori a crepare dal caldo. È sempre una questione di priorità nella vita, no? Potremmo mixare una bevanda. Mixiamo un po' di limonata. Visto che fa caldo. Ciao Dalia. Madonna, ma come mangia? Sì che è anche una bella donna, voglio dire, ma mangia come un maiale. Proprio brutto il tratto ghiottona, eh? Fermi tutti, abbiamo un bimbo affamato. Bimbo affamato, vieni qui. Vieni qui. Bravissimo! E dopo che hai finito, vai lì e fai la pipì. Ma che bei momenti! Pulito. Com'è che è la canzone napoletana? Se sei napoletana, vedi, o mare quanto è bello! Spiradando sentimento. Più o meno è il mood di adesso, così, totalmente a caso. Chiedo scusa ai miei amici napoletani per questa pronuncia terribile. Portate pazienza, un nordico non riuscirà mai a replicare un sudico e un sudico non riuscirà mai a replicare un nordico. Sudico, proprio brutto. Un mediterraneo? Un meridionale, no, mediterraneo, non mi veniva. Meridionale, no, un Mediterraneo. Vabbè, raga, portate pazienza. Io registro questi video la sera dopo lavoro e ho sempre una giornata più pazzurda, quindi un misto fra pazzesca e assurda, una più dell'altra. Quindi arrivo la sera, in particolare modo certi giorni, in cui non lo so, non connetto proprio, cioè non ci sono. Quindi abbiate pietà. Dovete averne proprio tanta di pietà.
che non lo faccio apposta, è che mi disegnano così. Ah, che sono imbecillita io di mio, non è che lo faccio apposta. I Mediterranei, Dio Cristo, questa mi mancava onestamente. Io sono settentrionale e io sono mediterraneo. Hashtag mediterraneo. Vabbè, no, non dico nient'altro perché nuocerei alla mia salute e a quella altrui. Quindi probabilmente è meglio se io mi fermo qui. Fra mediterraneo e meridionale. Vabbè, mi pare giusto che comunque il piccolo Samuel venga a giocare di sopra con la casa delle bambole che lui ha anche di fianco al letto. È sempre una scelta buona e giusta. Ora aspettiamo che vada a nanna. Sì, hai ragione, non ti dedichiamo abbastanza attenzioni. Tranquillo, anche tutti i tuoi fratelli, era così. Ah. Cosa è successo? Un incubo? Sì, ma non andare a rompere le balle a tua sorella. Puoi benissimo giocare con le bambole qua, parlare con loro. Parla con le bambole. Racconta a loro i tuoi dilemmi esistenziali. Allora, siccome tu sei la madre, praticamente te ne stai occupando pari a zero. Vado a pulire il vasino, appunto. No, dove sta andando adesso? A rompere le balle a sua sorella, va. Senti, devi imparare a essere indipendente. I tuoi problemi non te li possono risolvere gli altri. Quindi non rompere le balle agli altri. Morale della favola. Dai, dopo vieni a giocare con lui. Con le bambole, dai. Capisco se si sta divertendo più il bambino o Giorgia. Ma il bambino non sta migliorando la socialità. Quindi noi lo facciamo volare. Sempre che la smetta di guardarci con quel muso storto. Ciao. Si è svegliata. Allora, cominciamo a svegliare un po' di marmocchiame qui. Vabbè, lui non ha bisogno di essere lavato. Lei invece sì, la laviamo. Probabilmente ti verrà una sciatica da Kiro, Giorgia. Io te lo dico. Te lo dico, ma dopo la vedi tu, eh. Bello, vero? Ora va a dormire, non rompere le balle. Addio. Allora, immacolato e asciutto, molto bene. E qua ci si cambia un minimo di 1470 volte al giorno. Beh, e questa la faccio partire quando si riempie un po' anche sto cesto, se no stiamo sempre a fare lavatrici. Qualcuno dirà: brava, finalmente ci sei arrivata 37 anni dopo. Ma raga, meglio tardi che mai, no? Allora. Ma sì, dai, esercitati qua finché aspettiamo che arrivi. Stavo dicendo che arrivi il pulmino, no, Alessia? Il pulmino arrivava in The Sims 2. Qui siamo tornati all'epoca della pietra. Ma sì, dai, facciamo finta che i bambini vadano alla fermata dell'autobus, cioè, come in America, non è che l'autobus passa, faccia door to door, eh. L'autobus ha le sue fermate. Il lama è quasi caduto, svegliate. Svegliate, guardate che fisichetto, tutta tette e niente panza.
Se pensiamo che fino a qualche episodio fa era tondetta, direi che abbiamo fatto proprio un bel lavoro. Cavolo, i bicchieri sono già andati a male, vabbè, effettivamente dopo una notte. Allora, nuota senza vestiti con Giorgia. Ieri siamo stati presi da altre cose, non siamo neanche riusciti a nuotare insieme. Ah, Dio. La Giorgia la nudista. Beh, lei va via. Aveva a mangiare, vabbè. Non aveva neanche mangiato, effettivamente. Fai delle vasche. Beh, giustamente il frigo è pieno di roba da mangiare. Lei va a prendere ancora incubi. Basta. Lei va a prendere comunque i popcorn. Cioè, la cosa che meno sfama in assoluto. Vabbè, e allora. Lui invece non gli facciamo prendere i popcorn. Gli facciamo prendere qualcosa di più buono. Ma se li era già presi. Hai capito il furbo qua? Ah sì, gli facciamo guardare una PlayStation a cui nessuno sta giocando, ma noi gliela facciamo guardare. Ah, beh, troppo giovane per baciare, ovviamente. Tu, Giorgia, siediti qua a farle compagnia, no? Cioè, se è stupida che vuole mangiare al caldo, cosa devo dirti? Chi sono io per vietarglielo? Ah, comunque godiamoci questa normalità. Che Giorgia se la sta godendo, ma sta già cominciando a starle stretta. Cioè, lei non è così. Lei non è da matrimoni duraturi. Senza amanti nel mezzo, si intende, eh? Cioè, lei non è per il finché morte non ci separi. Lei è finché io non t'ammazzo prima, praticamente. Potremmo andare però, io e te, nella sauna. Dopo che ti hanno usato gli abiti puliti, io e te nella sauna. A condividere le gioie dell'essere entrambe donne. Pensa, Dalia. Fun story, fun fact. Qua dentro c'è morto qualcuno. Vabbè. Ah, sì, Madonna, ancora l'asciugatrice. Che palle. Sì. Ah, fortuna non c'era niente dentro l'asciugatrice. Me l'aveva già tirato fuori il tipo. Allora, siccome ti piacciono tanto i popcorn, vietteli a magnà. Allora, lui qua a far la nanna, buono buono. Zitto zitto, buono buono. Ok, brava Giorgia, così mi piaci. Allora, volevo guardare un po' nella tua collezione qua di guardate come mangia. Lui potrebbe essere uno dei prossimi amanti, non dico marito, dico amanti. Possiamo provarci.
E impara a conoscere. Aspettate un attimo, fatemi vedere. Ah, vabbè. Schifiltoso. Allora, vediamo se ci potrebbe stare. Cominciamo a fare qualcosa di leggero, di tranquillo. Figurati se non ci sta, sto qua. Saffis, prima shusha. Ribna? Va bene, lui ci sta. Abbiamo capito che ci sta, adesso lo facciamo andare via. Comunque il sondaggio lo faccio lo stesso, volevo solo vedere se lui ci stava, anche perché fate conto che dobbiamo avere 8 fidanzati in contemporanea, cioè non è una cosa da poco, quindi non dico che tutto fa brodo, ma anche gallina vecchia fa buon brodo, quindi sì, per forza. Allora, tu sei vestita pesantissima, santo Dio. Allora, vieni. No, gli avanzi della torta. No, gli avanzi della torta. Cioè, ci sono i ravioli e questa fa sempre la torta. Ho capito che la torta è più buona, ma... Mannaggia. Ah, no, porta pazienza, Kabir. Un'altra volta, con più calma. Devo ancora decidere, anzi, i miei amici del canale devono ancora decidere il da farsi. Allora, ce l'abbiamo ogni tanto, zozzo. Il genio della lampada, 1000 gradi all'ombra, e lui dove dorme? Fuori ovviamente. Dove dorme? Oh signore, lei stava dormendo. Dove mangia? Fuori ovviamente, cioè dentro c'è l'aria condizionata, pago milioni di bollette ogni pisciata de cane per raffreddare e riscaldare questa casa. E la gente doveva mangiare fuori, dove ci sono 1800 gradi Fahrenheit. Quindi 3 milioni di gradi Celsius. Che anche la dignità che ti è rimasta, quella poca che ti è rimasta, si scioglie e svanisce nel nulla, evapora proprio, non ne rimane traccia. Non ne rimane traccia. Sì, beh, Dalia, credo che la dignità l'ultima volta che l'abbia vista, probabilmente c'era ancora Dracula in vita, eh. Ma vabbè. È per di. Era per dire. Ma questi qua poi me li ha. Ma no, che non me li ha puliti! Che pelandrone! L'ho pagato 160 simoleon, manco me li avesse puliti, santo cielo, eh. Che cialtrone. Proprio un cialtrone. Oh signore, che pigna! Ah no, ok, avevo visto la preview del vecchio, ho detto Madonna, sto qua s'attacca. Ciao, batti il ferro finché è caldo, dai gli ultimi colpi prima che sia troppo tardi, ditelo un po' come vi pare. Aspettate un attimo. Ti pareva? Le dico di buttarne via 4, lei me ne butta via uno. Mi sembra cosa buona e giusta. Molto bene, con questo ultimo consiglio di darlo via finché qualcuno lo vuole ancora. Io vi lascio qua per questo episodio. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!